Grazie, ringrazio la presidentessa dell'associazione Polaris per averci invitato. È un'associazione con cui appunto da alcuni anni noi abbiamo dei profitti rapporti di collaborazione che credo proseguiranno ancora nel tempo, e quindi ci fanno piacere questi scambi. Io ho accettato con un po', se vogliamo, di timore questo invito, perché, come dice la presidentessa, questa la teoria è una teoria, nonostante siano passati 100 anni e più dalla nascita della teoria, è una teoria spessa, diciamo, di difficile comprensione ancora adesso. Quindi noi tenteremo questa sera di capirla, di vedere le implicazioni astronomiche. Io ho voluto scrivere volutamente, non a caso, la prima parola di questa conferenza è dialogo sulla teoria della relatività generale. Anzi, c'è già un errore qua, c'è teoria della relatività invece della. Spero di non fare nel proseguo degli errori concettuali, spero di no, sicuramente non è facilissimo trattarla. Per trattarla ci vorrebbe non un'ora, diciamo la conferenza durerà circa un'ora, la prima mezz'ora sarà sulla teoria della relatività e la seconda sulle implicazioni astronomiche. D'altronde noi siamo astrofili e quindi ho voluto dare un po' più di risalto su quali fossero, quali sono, quali sono state le implicazioni astronomiche della teoria. Quasi per caso sono 2 giorni e 100 anni oggi che la teoria ha trovato la sua prima evidenza sperimentale, poi lo vedremo più avanti, una delle implicazioni astronomiche. Il 29 maggio del 1919, durante un'eclisse totale di Sole, sono state prese, effettuate delle misurazioni che hanno permesso di ottenere la prima verifica sperimentale della teoria. Quindi tentiamo appunto di capirla. Io ripeto, ci vorrebbe molto più tempo per approfondirla e ci vorrebbe anche, sarebbe necessaria la conoscenza dei formalismi matematici, che sono formalismi complessi che già anche a quel tempo nemmeno lo stesso Einstein padroneggiava del tutto, e si è fatto aiutare da molti matematici, alcuni dei quali italiani. Io stesso sono un fisico, certo, ma sono un fisico che poi ha fatto dell'altro, insomma, non sono un fisico praticante, ritengo di avere conoscenza, però la teoria, diciamo, è complessa. Quindi noi non vedremo i formalismi, come scritto nel sottotitolo, si useranno pochissime formule, quelle che ho ritenuto essere assolutamente essenziali per comprendere i concetti della teoria. Sarà una conferenza soprattutto basata su concetti, e andiamo avanti allora. E partiamo da qua. Io ho voluto mettere queste due frasi, che sono due frasi di due fisici, uno è Einstein, no, e l'altro è Max Born, che è uno dei fisici più importanti della fisica quantistica, nonché, quando cito il nonno di Olivia Newton-John, perché è appassionato di musical, che disse, Born disse che la teoria della relatività generale è la più sorprendente combinazione di penetrazione filosofica, intuizione fisica e abilità matematica. E Einstein, a Charlie Chaplin, disse: lei è famoso perché è capito da tutti, io sono invece famoso perché solo pochi mi comprendono. La pretesa di questa sera è che io, che non sono famoso, possa portare un piccolo contributo affinché la maggior parte di voi capisca quello che dirò. O, detto ancora meglio, che tutti riescano a capire la maggior parte di quello che dirò, per tentare di comprendere appunto i concetti pregnanti e fondamentali della teoria della relatività. In queste due frasi di Born e di Einstein, soprattutto nella frase di Born, sta la bellezza della teoria. Io ritengo che la teoria della relatività sia una delle più belle, dal punto di vista estetico, anche una delle più belle espressioni del genere umano. Purtroppo per comprenderla non è sufficiente guardare solo, come può succedere, che so, alla pietà di Michelangelo o a una bellezza naturale, bisogna conoscere anche i formalismi matematici. Per chi ha la possibilità e la fortuna di riuscire a conoscerli, credo che possa condividere che è una teoria veramente bella. La seconda affermazione
sta nella difficoltà. Stesso Einstein era cosciente della difficoltà della teoria. Un dato che uno dei dati che possono dire quanto sia complessa, secondo me, è questo. Einstein ha scritto la teoria della relatività ristretta in circa 2 mesi e mezzo. Ha elaborato la teoria della relatività generale in quasi 10 anni. E già la teoria della relatività ristretta è complessa concettualmente. La teoria della relatività, secondo me, è più complessa. Poi c'è chi la pensa diversamente. Qui presente Marco Perando, segretario del gruppo Astrofisica Savonesi, dice per certi versi ha ragione, che è meno banale la teoria della relatività speciale rispetto o ristretta rispetto alla teoria della relatività generale. Io ritengo che per certi versi è vero, ma rispetto al senso comune è meno banale la speciale, ma concettualmente la teoria della relatività ristretta è più complessa. E allora partiamo, vi bombarderò con un po' di concetti tentando, come ho detto, di dare un filo logico a questi concetti per far pervenire alla formulazione, diciamo, della teoria. E quindi partiamo, adesso che siete freschi, diciamo, con la parte più spessa, questa mezz'oretta dedicata alla teoria, e poi sarà un po' più agile la parte con le implicazioni astronomiche. Vuole essere un dialogo, e quindi è opportuno che, diciamo, ci sia un riscontro da parte vostra. Ritengo che sia opportuno che, diciamo, gli interventi avvengano dopo la prima metà, cioè prima tentiamo di vedere la teoria, se volete tutta la fine, ma una volta che abbiamo visto la teoria, se qualcuno vuol chiedere qualcosa, vediamo, tenteremo di rispondere, poi passeremo alla parte sperimentale. Secondo me, scritture sono, diciamo, un seguace del dialogo, come ho scritto, non è opportuno che si interrompa durante, perché ha una certa complessità concettuale ed è bene che ci sia un minimo di concentrazione per seguire e arrivare a quella formulazione. Scusi, le spiace parlare un pochino più forte? Ah, più forte? Perché non si sente. Credevo che si sentisse. Allora, invece di guardare qua, guardo lo schermo, che intanto ho le faglie, forse si sente un po' meglio se non giro la testa. Va bene. Da dove partiamo? Partiamo da dove è partito Einstein. Einstein è partito dall'esperimento di Galileo della Torre di Pisa, come ho scritto qua, e della legge di gravitazione universale di Newton. Che cosa consisteva l'esperimento della Torre di Pisa? Poi, tra parentesi, alcuni storici ritengono che non sia nemmeno mai avvenuto, che l'esperimento fosse in realtà un esperimento su dei piani inclinati, ma diciamo concettualmente l'esperimento, che sia della Torre di Pisa o che sia effettuato su dei piani inclinati, è lo stesso. Che cosa ha dimostrato Galileo? Ha dimostrato che tutti i corpi impiegano lo stesso tempo a cadere, cioè se io getto giù dalla Torre di Pisa una palla di legno o una palla di ferro o una palla grande o una palla piccola, i corpi arriveranno giù contemporaneamente. Vedete, in questo schema si vede, diciamo, in questa vignetta, queste due persone che rincagnano la testa, diciamo, contemporaneamente, cioè la palla grande o pesante, la palla piccola e o leggera, lanciate dalla Torre di Pisa, arrivano giù nello stesso momento. Questo è stata una rivoluzione rispetto a quello che diceva Aristotele, che pensava che corpi pesanti arrivassero a terra più velocemente di corpi leggeri. Addirittura ci sono persone ancora adesso che non hanno, qui non è chiaro questo concetto, non hanno teorizzato, cioè persone che pensano che se io prendo una palla, che so, di piombo o una palla di legno, siccome la palla di legno è più leggera, arriverà prima della palla di ferro. Non è così. Se io buttassi giù una piuma dalla Torre di Pisa, arriverebbe giù nello stesso tempo della palla di legno. Non arriva in realtà nella realtà nello stesso tempo, perché c'è
la forza idrostatica, cioè perché siamo in atmosfera, ma se noi costruissimo la torre di Pisa sulla Luna, dove non c'è atmosfera, e lanciassimo una palla di legno, una palla di ferro e una piuma, vedremmo che i corpi arrivano giù nello stesso momento. Mi pare che ci sia un filmato addirittura a proposito dei 50 anni della Luna di Aldrin, che ha lanciato un martello, mi pare, e una piuma lì vicino all'Emme, e ha fatto vedere che arrivavano contemporaneamente, a dimostrare, diciamo, la validità di quello che diceva Galileo. Quindi, che cosa significa questo? Cioè che i corpi, tutti i corpi partono da una certa velocità che è zero, quando noi li lanciamo, arrivano giù a una velocità che è V finale insieme. Se arrivano insieme vuol dire che hanno la stessa accelerazione, perché l'accelerazione è velocità fratto tempo. E allora, qui c'è una delle pochissime formule. Che cosa possiamo scrivere noi? Possiamo dire che allora, se un corpo è soggetto a una forza, come molti di voi sapranno, F, diceva Newton, è uguale a MA. Quindi se noi lasciamo cadere il nostro corpo, questo sarà soggetto a una forza che è M per A. E noi la scriviamo come MIA, dove I è la massa inerziale. Ma il corpo che è sulla Terra, che è sulla Torre di Pisa e arriva a Terra perché, secondo la legge di gravitazione universale di Newton, risente dell'attrazione gravitazionale della Terra. Anche la Terra risente dell'attrazione gravitazionale del corpo, ma siccome l'attrazione gravitazionale è proporzionale alle masse, l'una ne risente tantissimo, l'altra è pressoché zero, e quindi è il corpo che va sulla Terra e non la Terra che va sul corpo. Come si scrive questa formula? Si scrive così, questa è la formula di gravitazione universale di Newton. La forza è la massa del corpo per G, che è la costante di gravitazione universale, per la massa della Terra fratto la distanza al quadrato che c'è tra il corpo e il centro della Terra. E questa è la massa gravitazionale. Allora, se io divido questa equazione per MI da una parte e dall'altra, come ci hanno insegnato a scuola nei due fattori, ottengo che MIA diviso MI fa A, MG e dall'altra parte rimane MG fratto MI per GM su R quadro. Ma allora il rapporto tra la massa gravitazionale e la massa inerziale è indipendente dal proprio del corpo, perché abbiamo visto nell'esperimento di prima che l'accelerazione è uguale per tutti i corpi. Quindi mg su mi è una costante, è uguale per tutti i corpi, e in particolare vale 1, cioè la massa gravitazionale e la massa inerziale sono uguali. Questo è il lampo che ha fatto illuminare in qualche modo, anche se può apparire un po' strano, che sia questa cosa quasi banale, per così dire, non è così banale, c'erano esperimenti allora, fino ad arrivare a Oetvos, per misurare l'equivalenza tra la massa inerziale e la massa gravitazionale. Si continuava a migliorare, si trovava che erano uguali per un fattore, a meno di un fattore 100, 1000, 10.000, fino ad arrivare a 10 alla 11, cioè uguali a meno di un fattore di 100 miliardi, che è l'errore sperimentale. Quindi la massa inerziale e la massa gravitazionale sono uguali, e quindi c'è la nuova costante universale, cioè questo rapporto che è indipendente dalle proprietà del corpo e vale 1, è una costante universale che vale quindi sempre per tutti i corpi e in tutto l'universo. Se noi facessimo questo esperimento sulla Luna, l'accelerazione sarebbe diversa. Da noi l'accelerazione è g, è 9,81 metri al secondo quadro se la misuriamo, sulla Luna è circa un sesto di g, ma questa equazione vale. E allora abbiamo una nuova costante universale. Nella fisica la scoperta di una costante universale spesso causa lo sviluppo di una teoria importante, di una teoria pesante. Nella teoria della relatività speciale
è derivata dalla scoperta della costanza di C, della velocità della luce. Come molti di voi sapranno, la luce ha la stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento, sempre in tutto l'universo. Questa è una costante universale, vale 290, quasi 300.000 km al secondo, ed è quella. E da quello Einstein sviluppò la teoria della relatività speciale, perché la contrazione, faccio una piccola parentesi, la contrazione dei tempi o l'allungamento degli spazi e così via, deriva dal fatto che C è costante. La teoria quantistica si può dire che ebbe origine dalla costante H di Planck. La costante universale Ng su Mi è la chiave per la soluzione del problema della gravitazione. E tentiamo di vedere come. Scrisse Einstein: in un campo gravitazionale tutti gli oggetti hanno la stessa accelerazione, è quello che abbiamo visto prima, A è uguale per tutti. Si può interpretare questa legge come la legge di equivalenza tra la massa inerziale e la massa gravitazionale, cioè Mi è uguale a Mg. In quegli anni, scrisse, rimasi colpito dalle sue importanti implicazioni. Quella legge fu per me motivo di grande riflessione. Intuivo che essa dovesse contenere la chiave per approfondire la nostra comprensione dell'inerzia e della gravitazione. Quando lui dice, intuiva che dovesse contenere la chiave per approfondire la nostra comprensione dell'inerzia e della gravitazione, è un modo elegante per dire che questo fatto, questa costante universale, e il fatto che poi da lì Einstein partisse e elaborasse, era la chiave perché lui potesse arrivare a formulare una grande teoria, che è la teoria della relatività generale. Quindi Einstein prende questo come fondamento e su questo ragiona e va avanti. Si sente? E cosa fa Einstein? Elabora un esperimento ideale, il cosiddetto ascensore di Einstein. In realtà sono due esperimenti ideali, il primo lo vediamo rappresentato in questa diapositiva, il secondo lo vedremo nella prossima. Che cosa dice? Poniamo di essere un ascensore in una scatola. Io sono lo scienziato, Einstein è un ascensore che è fermo sulla Terra e vede tutti gli oggetti che sono sottoposti a una forza che ha come effetto di accelerare tutti gli oggetti verso il pavimento. Se sta fermo, questo mi lascia andare un oggetto e vedo che c'è una forza che mi porta gli oggetti verso il pavimento. Poi prendiamo questa scatola, questo ascensore, lo mettiamo nello spazio interstellare. Allora non c'erano nemmeno ancora le navicelle, perché qui siamo tra il 1905 nel 1915, però Einstein pensa di andare in un luogo dove, diciamo, non c'è gravità, lo mettiamo in uno spazio, accendiamo i razzi, il comandante del razzo accende i razzi dando un'accelerazione che è 9,81 metri al secondo quadro. Si possono accendere con un'accelerazione bassa, piccola, media, alta, accendiamo con l'accelerazione che c'è sulla Terra. Lo scienziato che lì dentro gli si chiede: sei fermo sulla Terra o stai viaggiando nello spazio su una navicella che accelera alla stessa accelerazione? E lo scienziato risponde: non saprei. Nel non saprei non sta l'ignoranza, per così dire, dello scienziato, ma sta il fatto che non saprei e non so, cioè io non sono in grado di stabilire se sono sulla Terra che ha questa accelerazione o se sono nello spazio e sto accelerando questa accelerazione. Non sono in grado significa che non c'è nessun esperimento che è in grado di farmi discernere tra una situazione e l'altra. Allora le due situazioni sono equivalenti. Vediamo un secondo. Siamo sempre nel nostro ascensore o scatola.
Qui siamo in un ascensore che so sulle, su un alto grattacielo nel Empire State Building che so, di New York. C'è qualcuno che taglia il cavo dell'ascensore e la persona dentro l'ascensore precipita. La persona si sente in assenza di gravità. Poi mettiamo invece il nostro ascensore, vedete, queste rappresentano le stelle, in uno spazio interstellare molto 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 distanti dalla stella più vicina. Quindi la persona non sente gravità. Rifacciamo la domanda alla persona parascienziato. Sei, stai cadendo verso un campo gravitazionale o sei in assenza di campo gravitazionale? La risposta è non saprei. Non lo so. E quindi anche qua le situazioni sono assolutamente equivalenti. E quindi arriviamo al principio di equivalenza. Il principio di equivalenza dice che non c'è modo di distinguere gli effetti della gravità da quelli prodotti da un sistema di riferimento accelerato. Cioè non c'è modo, come ho già accennato prima, di capire se io faccio così e lascio cadere questa penna è perché sotto di me ho la Terra, o se questo oggetto qua è nello spazio e stiamo accelerando con questa accelerazione. Non c'è modo. E quindi è sempre possibile trovare nel secondo esperimento precedente, questo qua, è sempre possibile trovare in ogni regione locale un sistema di riferimento, l'ascensore di Einstein, in cui è possibile eliminare tutti gli effetti della forza gravitazionale. Quindi la gravitazione può essere quindi localmente eliminata in un sistema di riferimento. Questo è un'importantissima proprietà della gravitazione. Cioè attraverso una appropriata scelta del sistema di riferimento non è possibile eliminare la forza elettromagnetica, la forza debole, la forza forte, che sono le altre tre forze del nostro universo. La forza gravitazionale sì, cioè è possibile scegliere un sistema di riferimento in cui la gravità può essere annullata. E allora arriviamo già a quello che ho chiamato il cuore concettualmente complesso della teoria. Allora, la prima affermazione che ho scritto è: un sistema di riferimento inerziale può solo essere rappresentato da sistemi inerziali locali. Cioè posso trovare un sistema inerziale locale, l'ascensore di Einstein che sta cadendo dall'Empire State Building, che mi rappresenta un sistema di riferimento inerziale. Questo sistema è assolutamente inerziale. Inerziale significa che non è sottoposto a forze. È un sistema, tra virgolette, più inerziale ancora rispetto alla nave di Salviati. Se qualcuno ha letto o ha sentito raccontare del dialogo sopra i massimi sistemi di Galileo, che ha quasi 400 anni, in cui Galileo ha introdotto la teoria della relatività galileiana, da cui poi nasce, anche grazie a quello, la relatività speciale, lui racconta con linguaggio del tempo, in questo dialogo sopra i massimi sistemi, dice: se noi andiamo in una nave e la nave si muove di moto rettilineo uniforme, dice lui, se noi mettiamo un'ampolla con dei pescetti all'interno, i pescetti si muoveranno come se fossero fermi, con la nave ferma in un porto con mare piatto. Se noi accendiamo una candela e facciamo salire la guardiamo il fumo che sale dalla candela, il fumo salirà perpendicolarmente. E quindi da lì Galileo aveva dedotto che la quiete o il moto rettilineo uniforme erano due concetti equivalenti. È il primo principio di equivalenza e di relatività della fisica, di quasi 400 anni fa, mi sembra 1632, il dialogo sopra i massimi sistemi. E qui addirittura invece noi possiamo avere un sistema di riferimento inerziale che è totalmente inerziale, perché la nave di Salviati di Galileo in realtà
nel verso di movimento della nave, cioè nelle assi X e Y, l'area inerziale, ma nell'asse Z, cioè l'asse che va verso la Terra, l'area inerziale è lì, nella nave, come tutti ben sappiamo, come qua, se io faccio ricadere la penna cade, non è un sistema inerziale. In questo caso noi siamo in grado di rappresentare e di scegliere dei sistemi di riferimento inerziali. La seconda affermazione è che sistemi inerziali locali posti in differenti punti possono muoversi tra di loro in moto relativo accelerato, e la gravitazione fissa le relazioni tra i diversi sistemi di riferimento inerziale. Questo è un concetto un po' complicato, ma sostanzialmente Einstein, per elaborare la teoria della relatività generale, dice: io posso considerare tantissimi sistemi inerziali messi in diversi punti che si potranno muovere tra di loro, e quando si muovono potranno muoversi di moto rettilineo uniforme, ma o di moto relativo accelerato. Io, Einstein dice, non lo dice, ma scriverò delle equazioni che mi mettano in relazione tutti questi sistemi. Mentre fino a prima di lui le relazioni erano sostanzialmente con la relatività galileiana, l'attività di Einstein per sistemi, diciamo, di moto rettilineo, il suo obiettivo è mettere in relazione tutti questi. La terza affermazione, che forse è la più importante, è che è impossibile definire le proprietà dello spazio-tempo a priori, cioè si deve tenere conto delle interazioni con la materia. Allora, qui si parla di spazio-tempo perché si potrebbe parlare più semplicemente di spazio. In realtà, con la teoria della relatività ristretta, si è passati da un concetto di spazio a tre dimensioni a un concetto a quattro dimensioni, cioè le tre dimensioni temporali e la quarta dimensione, tre dimensioni scusate, spaziali, e la quarta dimensione che è la dimensione temporale, che erano messe in relazione tra di loro. Qui Einstein, nella teoria generale, dice: io non posso definire le proprietà dello spazio-tempo a priori, cioè per come sono le proprietà dello spazio-tempo io devo tenere conto delle interazioni con la materia. Questo è, secondo me, il grande salto, lo vedremo ancora dopo. Ci deve essere un'interrelazione tra lo spazio-tempo e la materia. Lo spazio-tempo non è più un'entità a sé stante, ma è tale in quanto interagisce con la materia. E le relazioni, quindi le equazioni che regolano questo, dovranno essere non solo tra grandezze fisiche, ma tra grandezze fisiche e grandezze geometriche. Cioè ci devono essere delle relazioni, e la teoria della relatività trova questo, tra le grandezze come le masse, cioè le grandezze fisiche, e le grandezze geometriche, cioè lo spazio-tempo, cioè come è fatto e come è fatto localmente l'universo. Per questo che la teoria, la grande teoria generale della relatività, ma della gravitazione, cioè mette in relazione l'essenza dello spazio-tempo punto per punto nell'universo insieme con le masse che ci sono nell'universo. E quindi arriviamo al risultato, che è quel ragazzo là sulla maglietta scritto in maniera appena diversa, ma questo è il capolavoro dell'equazione della teoria della relatività generale. Il risultato è questo. Questo spiega, tra virgolette, tutto ciò che c'è nell'universo come relazioni tra la geometria e le grandezze fisiche che sono dentro. Vedete, a sinistra dell'equazione, prima dell'uguale, c'è lo spazio-tempo. A destra c'è la materia. A sinistra R mu nu è il tensore di Ricci, è il tensore è una matrice più complessa, questa in realtà non è un'equazione ma un sistema di equazioni, in cui ognuno di questi è un tensore, cioè una matrice sostanzialmente.
conosce, per chi conosce la matematica, comunque è una matrice, è una specie di tabella con cui in righe e colonne vengono messi dei valori, mettiamo così. R Mu è il tensore di Ricci, cioè il tensore che ci dà la curvatura dello spazio-tempo. G Mu è il tensore metrico, ha di nuovo a che vedere con lo spazio. R è sempre il tensore scalare. T è il tensore energia-momento, cioè una grandezza che descrive le proprietà fisiche. Quindi questo uguale significa che, ripeto perché questo è concettualmente complesso, io metto in relazione ciò che è a sinistra con ciò che è a destra, cioè metto in relazione la parte di sinistra dell'equazione che mi descrive lo spazio-tempo con la parte delle equazioni che mi descrivono le proprietà fisiche della materia, e quindi c'è assolutamente interrelazione, perché se ci deve essere come c'è uguale, significa che se io cambio qualcosa di là, deve cambiare qualcosa di qua dell'equazione. Se cambio qualcosa di qua, deve cambiare qualcosa di là del tensore. Cioè, se cambia la materia, cambia lo spazio-tempo. Se cambia lo spazio-tempo, cambia la materia. Quindi sono assolutamente, e io direi imprescindibilmente, la materia e lo spazio-tempo legate tra di loro. E Einstein qui disse: lo spazio-tempo non può essere considerato qualcosa di separato dagli oggetti reali che hanno entità fisica, qualcosa esistente di per sé. Quindi non oggetti reali nello spazio, ma corpi che rivendicano l'estensione spaziale. La concezione di uno spazio vuoto perde così ogni significato. Questa frase, secondo me, è la sintesi scientifica e in qualche modo filosofica anche dell'opera di Einstein. Cioè, ce la dobbiamo ancora, secondo me, interiorizzare un momento, cioè, è quello che dicevo già prima, c'è interrelazione tra i corpi e lo spazio-tempo, tra lo spazio-tempo e i corpi. Lo spazio vuoto non esiste, lo spazio vuoto è la sintesi della tendenza dei punti in cui le masse tendono ad andare a zero, lo spazio tende a essere in quel luogo vuoto, ma lo spazio esiste, lo spazio-tempo, anzi esiste in quanto esiste la materia, esiste e si comporta in un certo modo, perché le equazioni ci dicono quantitativamente come si comporta. Con le equazioni, come vedremo dopo, con le implicazioni astronomiche, si dirà quanto deve riflettere la luce, non è filosofia, è fisica, cioè si dice è quantitativo, dice quanto, però è in qualche modo, io ritengo, una sintesi anche filosofica, perché ha un impatto sulla cosmologia, sulla nostra concezione sostanzialmente dell'universo, insomma, questa profonda e imprescindibile, dico, interrelazione. E quindi, qui l'ho scritto in un altro modo, le masse dicono lo spazio-tempo come deformarsi, lo spazio-tempo dice alle masse come muoversi. Quell'uguale nell'equazione, appunto, che dicevo prima, è proprio quello. Questa è una rappresentazione in 2D della deformazione dello spazio-tempo. In realtà noi dovremmo fare una rappresentazione in 4D, ma noi non siamo capaci di vedere in 4D, e quindi la tipica rappresentazione che si fa è questa. Vedete, qui c'è la Terra essendo una massa deforma lo spazio-tempo. Queste sono le tessiture dello spazio-tempo. A distanza dalla Terra, queste tessiture, questi sono dei quadrati, sostanzialmente. Significa che questo lo spazio qua è euclideo. Quando noi ci avviciniamo invece a una massa, lo spazio non è più euclideo, cioè si deforma. La distanza tra qua e qua, tra qua e qua, tra qua e qua, in questa tessitura, vedete, è costante, come se fosse un tessuto che io tengo teso. Se nel tessuto che io tengo teso metto dentro un
tessuto che si deformi, metto dentro un peso, nelle mie maglie del tessuto, le mie maglie del tessuto si deformano. La distanza tra qua e qua non è la stessa che sarà qua, la stessa che c'è tra qui e lì. È lo spazio-tempo che si deforma a causa della massa. E lo spazio-tempo dirà anche alla massa come muoversi, perché in quell'equazione in cui c'è tutto sostanzialmente rispetto alla gravitazione, si sostituisce la legge di gravitazione universale di Newton, che vale ancora in casi, diciamo nei casi per così dire classici, ma l'equazione di Einstein dice com'è che si dovranno muovere le masse se lo spazio-tempo è fatto in un tale modo. Qui siamo, come avevo promesso, circa mezz'ora, poco più insomma, dall'inizio. Qui io avrei terminato la parte concettuale della teoria della relatività, anche se dopo, nelle implicazioni astronomiche che ci porteranno via altrettanto tempo, ovviamente riprenderemo un po' questi concetti, perché le implicazioni astronomiche sono relative alla teoria, ovviamente. Se ci sono delle domande su questo, ci possiamo fermare un momento, altrimenti andiamo avanti con le implicazioni astronomiche e poi alla fine vediamo se ci sono queste apprendimenti. Io ne ho un paio, se posso. Come? Ne ho un paio. Sì. Ho sentito dire in qualche lezione precedente che la gravità non sarebbe altro che una deformazione dello spazio-tempo, ma non ho capito il concetto. La stessa gravità, cioè sì, l'oggetto che passa di qua, vede, tento di spiegarlo così. Mettiamo che questo sia un piano di un come si chiama? Dove si gioca con le boccette, un biliardo, mi veniva il termine, di un biliardo. Io prendo il mio tavolo da biliardo e invece di farlo come si fa, credo, mettendo sotto il marmo per renderlo veramente indeformabile, costruisco un biliardo invece deformabile che abbia una minima rigidità. Tiro un pallino nel biliardo, mettiamo che il pallino non deformi sostanzialmente perché è leggero, non deforma la trama del biliardo, il mio pallino io lo tiro, poniamo che questo sia il mio biliardo, lancio il pallino così e il pallino da qui, rispetto al vettore, se c'è la forza che io do, andrà da qua alla, se io voglio lanciarlo così e lo lancio bene. Poi io prendo invece una bella palla pesante e la metto qua. Il mio biliardo a questo punto, che non è fatto di marmo, si deformerà e farà un po' come in questo disegno. La palla, no, deforma e scende qua. Quando io lancio il pallino non farà più, mettiamo che io ho la palla qui e lancio il pallino così, il pallino non farà così. Il pallino arrivato qua farà così, perché lì si è deformato lo spazio, cioè scenderà giù di qua, per così dire, e poi risalirà un po' così, perché segue la curvatura dello spazio-tempo. Le linee dello spazio sono queste, non sono linee rettilinee. Ok, non capisco la funzione tempo, si parla di spazio-tempo, ma lì è un qualcosa comunque di statico, non è un qualcosa che... Non è statico, perché quando io lancio la mia pallina... Allora, non si può parlare solo di spazio, perché lo spazio-tempo, qui è dalla teoria della relatività ristretta, lo spazio si è scoperto, per così dire, che le coordinate sono quattro, cioè c'è le tre spaziali e il tempo, che sono legate tra di loro con delle relazioni che sono dovute al fatto che la velocità della luce è costante. Fa sì che lo spazio e il tempo siano legati tra loro con certe relazioni. Qui quando io lancio la pallina va anche nel tempo, in realtà. Noi non riusciamo a vederlo perché noi siamo fatti così, abbiamo cinque sensi, no? L'odorato non ci serve per vedere queste cose, l'olfatto non ci serve, il tatto ci potrebbe anche servire un po', perché se io non vedessi e toccassi il mio biliardo lo vedo così, ma la nostra vista sostanzialmente è una vista
tridimensionale che ci fa vedere lo spazio. Questo ritengo che sia la risposta. Noi il tempo lo vediamo come scorre, come freccia del tempo, e non riusciamo a interrelazionare lo spazio e il tempo tra di loro per come siamo fatti noi. La teoria dice, e lo dice in maniera, diciamo, molto più che sensata, perché, diciamo, gli eventi e i fenomeni si spiegano se noi consideriamo che la realtà sia quadridimensionale, lo spazio. Però è difficile da vedere concettualmente. Io mi trovo a volte a dire che effettivamente tutte e due le teorie di Einstein, poi anche la teoria quantistica che non c'entra con Einstein, anzi Einstein avversava, ma tutte e due teorie, una nata 114 anni fa e l'altra nata 104 anni fa, sono teorie tutte e due concettualmente complesse, e quando sono uscite qualcuno, qualche epistemologo, qualche filosofo della scienza ha detto beh, adesso è presto, ma le generazioni successive riusciranno a interiorizzarle. Non è così, cioè io è passato tanto tempo da quando io mi sono laureato ad adesso rispetto a quando le equazioni di Maxwell, che sono le equazioni dell'elettromagnetismo, diciamo quando io mi sono laureato ci sono 40 anni tra le equazioni dell'elettromagnetismo e la teoria della relatività. Io mi sono laureato quasi 40 anni fa, allora le equazioni di Maxwell bastava studiarle e concettualmente si capiva. È passato lo stesso tempo allora dalla relatività adesso e non è cambiato quasi niente, cioè concettualmente sono teorie complesse che vanno contro il nostro senso comune. Vedrete che verso la fine, in una delle implicazioni astronomiche, vi parlerò di un'implicazione che Einstein non veniva fuori dalla teoria, e Einstein non l'ha accettata, l'espansione dell'universo, dico già, poi lo vediamo, veniva fuori dalla teoria. Einstein, che pure è una delle menti più anticonformiste, diciamo, no, del tempo, era comunque un uomo dei tempi, e quando è venuto fuori quello, lui ha detto beh, qui c'è un errore, ci mettiamo una costante correttiva e così l'universo non si espande. E invece 14 anni dopo si è scoperto che l'universo si espandeva, e in quell'equazione lì che abbiamo visto prima lui l'ha tolta, questo non c'è, no? Per dire, quindi questo per dire il senso di come non c'è da stupirsi se a ognuno di noi, ma a ognuno, voglio dire, io dico no, io sono laureato in fisica e concettualmente sono appunto concetti un po' difficili da digerire. Se posso aggiungere una cosa, la controintuitività della teoria della relatività è dovuta sì ai nostri organi di senso, come diceva Valerio, ma anche alla nostra lentezza, perché lo spazio e il tempo cominciano a mescolarsi, a diventare concetti paragonabili quando ci muoviamo in prossimità della velocità della luce. Se le nostre macchine, anziché a 100 km all'ora, andassero a 150.000 km al secondo, che è la metà della velocità della luce, intanto ci sposteremo in un ambito che è molto più grande della Terra e avremo una percezione quasi naturale del tempo e dello spazio come cose intercambiabili. Cioè, il fatto che per noi la velocità della luce sia sostanzialmente infinita, cioè io accendo la luce e la stanza si illumina subito, non penso che ci mette del tempo la luce ad andare da qui a lì, ci impedisce di cogliere appunto il fattore di conversione tra spazio e tempo, che appunto è la velocità della luce. Posso fare una seconda domanda? Che abbiamo avuto un dialogo con un collega che io asserivo che da qualche parte ho saputo che il tempo, cioè inteso come dimensione, è un qualcosa in cui noi viaggiamo in questa dimensione, come se fossimo, per esempio, io 10 anni fa ero in un posto fisicamente diverso di dove sono adesso e di dove sarò dopo, perché è un continuo camminare nel tempo fisicamente, e che questa traslazione avviene alla velocità della luce. Questo movimento avviene alla velocità della luce.
capisci cosa vuol dire? Ho capito cosa vuol dire il movimento presidente. Cioè, è vero che lei è immerso, come stavo tentando di dire prima, lei è immerso nello spazio. Spazio tempo. Nello spazio tempo. Quindi lei si muove in maniera spaziale, ma anche in maniera temporale. Lei, il tempo che lei percepisce è il tempo della, del fatto della freccia del tempo. Il tempo termodinamico. Sì, questa cosa qui era qua e ora è qua, oppure lei percepisce che se io butto fuori, non so, del profumo da un'ampolla, poi per un fatto della freccia del tempo, l'entropia, eccetera, il profumo non rientra nell'ampolla, quindi che c'è un verso. La velocità della luce è la velocità dei fotoni. No, intendo un'altra cosa, come io per freccia del tempo intendo dire, fisicamente, ecco un oggetto fermo, dove era un anno fa e dove sarà tra un anno, c'è questo spostamento in questa quarta dimensione. Certo. Ecco, certo. Questo spostamento avviene con una velocità, immagino. Avviene con il clock del tempo che non è assoluto, nel senso, che quello che era un anno fa ovviamente non è più, quindi il tempo si è... Si a un certo momento spazio temporale avrà determinate coordinate relative al posto che occupa nello spazio temporale. Un certo periodo di tempo le coordinate spazio temporale. Sì, però ci sono le coordinate spazio temporali, sono quattro, e le coordinate spazio temporali possono cambiare in maniera autonoma anche se vincolate tra di loro dalla relatività ristretta al fatto che C vale C. Quindi è corretto che un oggetto possa avere, noi chiamiamo le quattro coordinate x, y, z, t. È corretto che io, se al tempo 0 ho x0, y0, z0 e t0, può essere che al tempo t1 io continuo ad avere x0, y0, z0 e t1. Il tempo è cambiato, quindi le cose, e questo è quel tempo lì. La cosa, diciamo, importante, che però esula un po' da questo, che è un po', è uno dei noccioli della teoria della relatività ristretta, quel tempo è un tempo che non è assoluto, e che è, tutti i tempi sono relativi del tempo di quella, di quell'oggetto lì, cioè il suo t. Un altro oggetto vedrà quello con un altro t, eccetera. Non esiste il tempo assoluto, ma questo vabbè, è una digressione. Ho capito, non ci hanno messo in un argomento. Andiamo avanti. Volevo chiarire questo. Io devo accettare che la costante della velocità della luce sia valida in tutti i sistemi di riferimento. Sì. Però vorrei anche essere aiutato a capire se ho un fotone che viene da destra e uno che viene da sinistra, la loro velocità non diminuisce in ragione di 600.000 km al secondo? No. Questo che è concetto. Secondo me cambia il tempo e lo spazio relativo. Cambia, sì, cambia il tempo e lo spazio per far sì che ci rimanga costante. Allora, la velocità della luce è una cosa che è controintuitiva, è quello che prima citava il segretario, diceva C è uguale per tutti. Se io prendo e avessi più una pila, ho una pila e la accendo, questa luce va a velocità C. Mettiamo che lei è qua e quando vede la pila comincia a correre perché so, le fa paura in questa luce e si mette a correre. E arriva qua, che so, a una velocità tipo quella di Lewis, a 36 km all'ora, 10 metri al secondo. La velocità con cui lei vede il mio raggio non è 300.000, posto che lui sia 300.000, no? 299 eccetera, meno 10 perché si sta allontanando. È sempre 300.000, se mi viene incontro è sempre 300.000, vedo 300.000 io, lei che si muove per così, un altro che sta fermo, un altro che si muove più velocemente, un altro ancora. È concettualmente, mi rendo conto che è concettualmente difficile da digerire, ma io mi sento di poter lavorare che così è, sono stati fatti prima di Einstein degli esperimenti da due fisici che si chiamavano Michael e Morley per tentare di determinare la velocità della luce quando la Terra era, che so, in un punto, poi dopo sei mesi, perché la Terra tornava indietro rispetto al Sole, no? La Terra, siamo astrofili, no? Ruota in un anno attorno al Sole. Quindi se io faccio una misura
ora, e poi la Terra starà, poniamo che il Sole qua sta andando così, poi tra 6 mesi la Terra sta andando così, io dico, beh, allora se la luce si muoverà, che so, a quella velocità rispetto all'etere, sommerò, vedrò a un certo punto la velocità della luce c più qualcosa, che è la velocità della Terra attorno al Sole, e dall'altra parte c meno. No, la velocità della luce è sempre c, cioè quel numero lì spaccato sempre. E quello porta alle implicazioni appunto sulla deformazione dello spazio e del tempo. Perché la luce sia uguale a c, allora le equazioni devono essere tali per cui i moti relativi, non è vero che x è 0 t più, cioè non sono le leggi della relatività galileiana dei moti composti, ma bisogna considerare una radice di 1 meno q4 su c4 e tenere conto della velocità della luce. Quando se ne tiene conto, lo spazio e il tempo si deforma. Cioè, da chiederti perché proprio 300.000 e perché non può essere 400.000? Questo è la massa dell'elettrone, non è questo. Noi potremmo anche andare a finire poi da qui non tanto, sono delle costanti per cui se fossero poi non fossero quelle noi non saremmo qua, ma qui si va verso il principio antropico, che è tutta un'altra cosa, che ha il suo grande fascino, e ve lo dico, se ce l'ha per me che sono un non credente, eppure dal principio antropico ci sono certe un sacco di costanti che se fossero un pochino diverse noi non saremmo qua, ma un sacco di costanti, non si sarebbero, non saremmo qua nel senso che le stelle non si sarebbero, cioè gli atomi, gli ioni idrogeno nati dal Big Bang non sarebbero andati a formare delle stelle, ragazzi, quindi dalle stelle, se non si fossero formate stelle non sarebbero formati pianeti, non sarebbero formati la vita, eccetera eccetera. Queste, aggiungo che è tipicamente compito dei fisici, anche se i fisici poi tipicamente debordano, quando si parla di filosofia si deborda chiederci il come e non il perché, perché sul perché noi le risposte non le abbiamo. È vero che la velocità della luce all'inizio dei primi tempi del Big Bang era più superiore di adesso? Questo è letto da qualche parte. Questo non credo. Capito, può darsi che lei abbia letto che ci sono, può darsi che lei abbia letto che l'espansione è stata tale per cui c'è un'ipotesi che ci fosse un'espansione addirittura superiore alla velocità della luce, per cui ci sono universi che ora non sono più in contatto con noi, perché se si sposta da noi la velocità superiore a quella della luce, noi non possiamo vedere, non c'è più un'indicazione. C'è la presidentessa che mi richiama all'ordine. No, continuiamo dopo con le domande, se mai. Vabbè, abbiamo fatto un po', ci siamo ripresi un po' da quella parte passata. Questa è una parte un po' più semplice, che però non è, per certi versi, per certi punti non è così banale. Però siamo a strofe, ripeto, a me piace molto raccontare un po' queste. Queste sono le evidenze, nemmeno tutte, perché ci sono altre evidenze che ci dimostrano la verità della teoria della gravità generale, ma dal punto di vista astronomico secondo me sono le 5 evidenze più importanti e più belle su cui si può raccontare qualcosa. La deflessione della luce, l'anomala precisione del periodo di Mercurio, del redshift gravitazionale, le onde gravitazionali e l'espansione dell'universo, che Einstein, come vi ho già prima un po' citato, no, è stato, quindi disse, il suo più grande. La deflessione della luce. Torniamo a 2 giorni fa più 100 anni, come ho detto all'inizio. Il 29 maggio del 1919 è avvenuta un'eclissi di sole. Allora gli astronomi sono andati a misurare a fotografare, a vedere cosa succedesse per verificare se la teoria della relatività generale fosse corretta. Ci sono state 2 spedizioni, questa è, allora le informazioni ovviamente non correvano come oggi, che dopo tre ore, dopo un giorno ormai le informazioni sono già superate, no? Con i nostri sistemi di informazione, internet eccetera.
qui l'eclisse è avvenuta il 29 maggio di 1919, la grande notizia, diciamo, per il pubblico è stata data dalle notizie della London News il 22 novembre 1919. Questo è appunto la copertina di questa rivista. Vedete qua, questa era la linea di totalità. Quindi ci sono state due spedizioni di astronomi che sono andati, uno qui e un'altra in quest'isola che era qua, per misurare se fosse vero che le masse deformano lo spazio-tempo, come ci siamo detti. Abbiamo visto prima quel disegnino, no, della Terra che deforma le terre dello spazio-tempo. Ovviamente il Sole, che ha una massa superiore a quella della Terra, la deformerà ancora di più. E quindi che cosa succede? Che se io ho un'eclisse totale, posso, come noi sappiamo, vedere le stelle che sono prospetticamente in vicinanza del Sole, mentre in assenza di eclisse noi non le vediamo, perché non vediamo le stelle di giorno, perché abbiamo un'atmosfera che ci impedisce di vedere le stelle, e quindi possiamo fare delle misure in assenza del Sole e in presenza del Sole. La teoria della relatività dice che il Sole deve deformare lo spazio-tempo, abbiamo detto, e dice anche di quanto. Dice che l'equazione di Einstein, dall'equazione di Einstein si ricava abbastanza facilmente che la deflessione deve essere per una stella vicina al bordo solare di 1,75 secondi, con 1,75 secondi d'arco. Quindi sono state misurate le stelle, se questa deformazione c'è significa che una stella che emette, quando raggiunge il Sole, come dicevo prima, per quella pallina, diciamo, la luce deve deflettersi. Quindi se noi guardiamo come se fosse dritto, la stella, invece di vederla lì perché si è deflessa, la vedremo là. Quanto c'era questa deformazione, questa deflessione, e di quanto? Allora, le misure fatte da queste due spedizioni di Eddington hanno trovato all'isola di Principe, qui, delle misure che hanno fatto il team che era qua, 1,98 più o meno 0,16 secondi d'arco, e le misure fatte in Brasile 1,61 più o meno 0,40, più o meno è l'errore sperimentale. Quando si fa una misura c'è sempre un errore sperimentale. Il che significa che la media delle due misure, 1,61, l'altra 1,98, è la media, fa 1,73. Più o meno l'errore. La teoria di Einstein prevedeva 1,75, vedete che uno si è misurata la deflessione, che già è una grande cosa, perché significa che si è misurato che lo spazio-tempo in presenza di una massa si deforma. Secondo, si è misurato che quella deformazione è praticamente uguale a quello che prevedeva la teoria della relatività di Einstein. E quindi 100 anni fa, appunto, e 2 giorni, a tale elaborazione è avvenuta un po' dopo, si è potuto dimostrare che questo signore con questa teoria probabilmente aveva ragione a pensare che le masse e lo spazio-tempo fossero tra loro legati, e legati in quel modo lì. Un'altra evidenza sono le lenti gravitazionali. Se noi abbiamo una galassia vicina e un'altra galassia che sono un quasar lontano, che cosa succede? Succede che anche lì, in presenza, diciamo, quando i fotoni arrivano in vicinanza della galassia, piegano. Succede anche un po' come succede, dico io, ai ciclisti quando arrivano vicino a una rotonda, i fotoni come se fossero dei perseguibili, c'è chi arriva un po' più qua e gira di qua, c'è un po' più là e gira di là, e quindi succede anche che ci siano i fotoni che girano da questa parte e altri che girano dall'altra. Quindi noi vedremo questa galassia qui e qua. E allora in questo modo vedremo come? Vedremo qui, qua, là, là.
ma cioè, potremmo vedere la direzione della corona. Ed eccole qua, ha esattamente ragione. Queste sono le galassie vicine, questa è una galassia lontana, deformata, perché poi questo funge anche da lente gravitazionale, non è una lente come nei migliori telescopi rifrattori che l'uomo aveva costruito, una lente impura, e quindi ci sono effetti di, non vorrei dire di astigmatismo e coma, anche se non è corretto, comunque di deformazione. Ragazzi, questa è la galassia appunto lontana che, per cui i fotoni hanno preso diverse strade, si vede deformata e anche amplificata. E questa è sempre deflessione della luce. Questo, diciamo, è ancora più evidente, no? Se vogliamo, rispetto all'altro, bisogna fare delle misure sulla stella, verificare l'accuratezza del misure. Qua con una foto si vede questo effetto ed è molto molto probabile che non ci siano dietro di queste degli oggetti fatti così, anche perché si vede corrispondenza tra dello stesso oggetto deformato in maniera diversa. La seconda evidenza astronomica è l'anomala precessione del moto di Mercurio. Cosa significa? Mercurio ruota attorno al Sole con un moto di precessione, cioè questa, vedete, è la curva di rivoluzione di Mercurio attorno al Sole. Mercurio non fa così, ma fa così, poi è arrivato qua, fa così, piega, poi fa così, cioè questa ellisse che è la sua orbita precede attorno al Sole e precede di un grado 32 primi e 27 e 33 primi, scusate, e 20 secondi ogni 100 anni, cioè circa un primo all'anno, un grado sono 60 primi più 33, un primo all'anno, quindi è un qualcosa di abbastanza evidente che era stato già osservato e misurato già almeno un secolo prima della teoria della relatività. Allora, cosa si è pensato? Beh, si è pensato in particolare Le Verrier, che è un astronomo che nel 1846 aveva previsto l'esistenza di Nettuno, che l'anomala precessione fosse dovuta a un altro pianeta. Perché, mi spiego meglio, questa precessione è dovuta al fatto che Mercurio, oltre a risentire dell'attrazione del Sole, risente dell'attrazione dei corpi che gli sono vicini. E i corpi che sono vicini a Mercurio sono Venere, la Terra, Marte, Giove, che causano la precessione. Ma siccome i calcoli di meccanica celeste, che derivano dai calcoli di meccanica razionale che si sono sviluppati già nel Settecento, sono dei calcoli precisissimi, dicono che date le masse e la distanza e le orbite della Terra, di Venere, di Marte e di Giove, dovrebbero produrre un valore di precisione di un grado 33, di un grado 32 primi e 27 secondi ogni 100 anni. Ma quello che si misura, siccome si è misurato da anni e anni con precisione, è un grado 33 e 20. Cioè, in un secolo c'è una differenza piccola, che comunque è una differenza di 43 secondi, che non si riesce a spiegare perché, ripeto, i calcoli di meccanica celeste sono precisissimi. L'errore di quei calcoli non è di 43 secondi, è molto 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 inferiore. Quindi, che significa che c'è qualcosa di reale che non fa tornare i conti. Allora Le Verrier nel 1846 ha detto, siccome forte del fatto che era stato scoperto Nettuno grazie ai suoi calcoli, perché aveva misurato la variazione dell'orbita di Urano, e quindi aveva detto: ma se Urano ha questa variazione, ci deve essere un pianeta vicino, quel pianeta deve essere a quella distanza, in quel posto lì. A un certo punto ha fatto i calcoli e ha detto: puntate là gli astronomi, con un errore di un grado è stato trovato Nettuno nel 1846. Allora Le Verrier ha fatto i conti, perché si può pensare che sia un altro pianeta, ha detto: esiste Vulcano,
c'è un altro pianeta più interno rispetto a Mercurio, che noi non riusciamo a vedere perché è troppo vicino al Sole, ma è Vulcano che fa fare quello. Sono stati fatti i calcoli, se però Vulcano deve essere lì, lì, lì e lì, e in certi casi Vulcano si doveva vedere. Di Vulcano neanche lo. È arrivato Einstein e ha detto: ma applichiamo la mia teoria, che non è la teoria appunto solo di Newton, del moto di desiderazione universale, a Mercurio. Ed è venuto fuori che il valore reale, secondo la teoria della relatività generale, deve essere questo. Cioè, con la teoria della relatività, questi 43 secondi si spiegano tutti. La terza è il shift gravitazionale. Il shift gravitazionale, un concetto un pochettino forse un po' più complicato, è la variazione della frequenza subita da un campo gravitazionale. Cioè, quando noi, che so, misuriamo la frequenza della radiazione dell'atomo di idrogeno nel nostro laboratorio, vediamo sulla Terra, vediamo che uno spettro fatto così. Se noi misuriamo invece lo spettro dell'atomo di idrogeno sul Sole, vediamo che lo spettro è così, cioè si dice che le righe si spostano verso il rosso. Si spostano verso il rosso, cosa significa? Che la lunghezza d'onda aumenta, perché, come saprete, noi vediamo i colori in funzione della lunghezza d'onda. Il rosso perché è una lunghezza d'onda ampia, poi abbiamo il giallo è un po' più breve, il viola è ancora più breve, fino ad arrivare all'ultravioletto che noi non vediamo, all'infrarosso che noi non vediamo. Quindi se aumenta la lunghezza d'onda significa che diminuisce la frequenza. Perché succede questo? Succede perché quando ci vorrebbe una lavagna che non c'è, ma tento di spiegarlo. Quando il fotone dal Sole risale, per così dire, il campo gravitazionale del Sole arriva alla Terra, perché come è in un campo gravitazionale che è più forte del nostro, no? Se noi disegnassimo quella diapositiva che ho fatto vedere prima con quelle trame, vedremo che il Sole deforma lo spazio-tempo di più. Quindi se io avessi sul mio tavolo da biliardo una simulazione del Sole e della Terra, qui il Sole sarebbe più verso il pavimento rispetto alla Terra. Quindi se parte qualcosa dal Sole, deve risalire il campo gravitazionale per arrivare alla Terra. E allora per risalire, quando risale il campo gravitazionale, perde energia. Ma se perde energia, l'energia classica è un mezzo mv quadro, dovrebbe andare più lento, ma il fotone va a c, l'abbiamo detto prima, va alla velocità della luce, quindi non può andare più lento. E allora cosa succede? Siccome per la relazione c'è la relazione che dice che h, costante di Planck, per la frequenza è uguale all'energia, se l'energia scende, la frequenza deve scendere, perché h è una costante. Se io moltiplico h, che è una costante, per un valore e me ne dà un altro, se quell'altro diminuisce, deve diminuire questo fattore e quindi scende la frequenza, e se scende la frequenza aumenta la lunghezza d'onda ed ecco lo spostamento verso il rosso. Einstein quantitativamente ha previsto di quanto, e quel quanto ma questo non c'entra con l'effetto Doppler, come... No. Non c'è. E perciò non è un allontanamento delle... No, non c'è. Perché ho sentito dire così. Un rallentamento del tempo nel campo gravitazionale. L'effetto Doppler è una manifestazione equivalente, ma non c'è. È dovuto al fatto che, come l'espansione dello spazio, l'hanno giustificato con l'effetto Doppler. Come? L'espansione dello spazio. L'espansione dello spazio è un'altra cosa. No, perché l'ho letto anni fa, dicevano per effetto Doppler viene il redshift, perché quello si allontana. Quello è un altro redshift, è un altro, lo vediamo, lo accendiamo. L'espansione cosmologica dà un effetto che è analogo a un effetto Doppler, un effetto di movimento.
sono due pole fisicamente ben definite. Andiamo avanti e arriviamo a quello più recente, le onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono una predizione di Einstein del già su va allora, ma sono talmente difficili da misurare che solo con la nostra tecnologia noi adesso siamo riusciti a misurare. Con cosa sono le onde gravitazionali? Tentiamo di capirlo. Questa è appunto la quarta e moderna evidenza. Noi sappiamo che, se prendiamo ad esempio una carica elettrica, una carica elettrica che si muove di molto accelerato genera onde elettromagnetiche, non l'antenna, per fare un esempio. Se una massa si muove di molto accelerato, genera oscillazioni del campo gravitazionale, quindi genera onde gravitazionali, che si propagano pure loro alla velocità della luce. Mentre però un'onda elettromagnetica si propaga nello spazio-tempo, un'onda gravitazionale è una modificazione dello spazio-tempo che si propaga. Che si? Propaga. Lo ripeto. Un'onda elettromagnetica è, insomma, un fotone, è un oggetto di massa zero, diciamo, che si propaga nello spazio-tempo. L'onda gravitazionale è una modificazione dello spazio-tempo, la quale modificazione si propaga. Cioè il campo gravitazionale si modifica e questa modifica con un'onda si propaga alla velocità della luce. Tento di rappresentarlo così. Questa è la trama che abbiamo fatto vedere, questa è una trama tridimensionale. Supponiamo che arrivi una perturbazione, un'onda gravitazionale che è rappresentata da quelle freccette rosse in alto, vedete? Quando arriva noi abbiamo lì la nostra trama dello spazio-tempo, che è quello di questo cubetto. Cosa succede al cubetto? Il cubetto, quando arriva l'onda, si deforma, come se fosse una massa di gelatina, si allarga e si stringe. Quindi qui ho rappresentato che qui si allarga e poi si stringe. Lo spazio indisturbato, che è rappresentato in nero, si trasforma quindi alternativamente, diciamo, nei parallelepipedi blu e nero. Quindi le distanze prima aumentano in direzione, poi diminuiscono in direzione ortogonale e così via. Quindi, come facciamo a rivelarle? Con un interferometro. Come funziona l'interferometro? C'è un raggio laser che parte da qua, vedete? Poi qua il raggio laser si scinde, una parte va di qua, l'altra parte va di là, poi torna indietro fino ad arrivare a un rivelatore. In realtà questo viene fatto fare più volte per aumentare la sensibilità. Che cosa succede? Quando il raggio va qua e torna, poi di là si vede una cosiddetta figura di interferenza della luce. Se noi cambiassimo le lunghezze di un braccio o dell'altro, la luce impiegherebbe un tempo diverso rispetto a prima, rispetto ad andare da qua a là o da lì a là, perché velocità è spazio per tempo, anche se la velocità della luce è c, se io ho un oggetto di 3 km, la luce impiega un centomillesimo di secondo ad andare per 300.000 km al secondo, 3 km impiegano un centomillesimo di secondo. Se io deformassi questo di un chilometro impiegherebbe molto di più. Quindi il concetto è quello: come fare a determinare le onde gravitazionali? Andiamo a vedere se la figura di interferenza cambia, e se cambia perché uno dei due bracci si è deformato, un braccio si è accorciato o allungato rispetto all'altro. E perché si dovrebbe accorciare o allungare? Se arrivano delle onde gravitazionali che lo accorciano o lo allungano. In realtà, io vi ho detto appunto, se si allungasse di un chilometro, le onde gravitazionali, le variazioni di lunghezza causate dalle onde gravitazionali sono dell'ordine di grandezza della lunghezza di un protone. Quindi
tenete conto quindi tecnologicamente di cosa si è riusciti a fare. Cioè questo oggetto qui poniamo lungo 3 km, io 4 km, live virgo, ce ne sono due negli Stati Uniti e 1 virgo a Cascina di Pisa, hanno bracci lunghi rispettivamente 4 km live e 3 km virgo, siamo in grado di rivelare delle variazioni di lunghezza su 3 km pari alla lunghezza di un protone che è 10 alla meno 10 metri, 13 metri. 10 alla meno 10 centimetri. Scusi, le onde gravitazionali come tutte della stessa frequenza o sono forse di frequenza come allora c'è l'ampiezza delle onde gravitazionali che è diversa, non la frequenza sostanzialmente. In realtà non è corretto, adesso le faccio vedere un grafichetto. L'onda gravitazionale arriva, deforma lo spazio-tempo e poi si smorza, perché dipende da a che cos'è dovuta e come si è originata. Infatti sono molto diverse in termini di durata e all'interno del sistema gravitazionale anche effettivamente di frequenza, di come avviene, perché in funzione dell'evento che è avvenuto, del momento in cui è avvenuto, che so poi vedremo, buchi neri o stelle di neutroni, o quando i buchi neri si stavano, erano molto vicini o erano un pochino più lontani, l'effetto dell'onda gravitazionale è diverso. Vi faccio vedere il grafichino. Dunque, i rivelatori questi qua sono fatti per frequenze dell'ordine di sotto il kilohertz. Sì, kilohertz, sono in quell'ordine di grandezza. Per farvi un altro esempio, la sensibilità di questi oggetti è stato detto che è come se noi avessimo il nostro mare, tutto l'oceano del mondo totalmente piatto, senza increspature, senza onde, se noi diciamo potessimo buttare 3 litri d'acqua, saremmo in grado di misurare l'innalzamento del livello dell'oceano in tutto il mondo per 3 litri d'acqua. Questa è la sensibilità di questi strumenti. Ed è per questo che Einstein pensava che mai si sarebbero potute rivelare, perché a quei tempi pensare di effettivamente avere uno strumento che lungo 3 km o 4 che io misuro la variazione di lunghezza di un protone è una cosa che insomma sempre è anche inconcepibile un po' in ogni tempo. C'è anche il vuoto pneumatico, certo, ma poi in realtà ci sono tutta una serie di accorgimenti per far sì di poterlo misurare, perché basta, in realtà c'è un sacco di rumore, perché se passa un treno nelle vicinanze può far variare, quindi bisogna scremare tutto il rumore. Qui c'è il vuoto, si fanno andare avanti e indietro un sacco di volte e così via, insomma. E ci sono tre strumenti a distanza da un lato, LIGO poco distante uno da lato negli Stati Uniti, Virgo che è qua in Italia, per cui le misure a questo punto si possono differenziare e soprattutto si può considerare la significatività della misura, perché se io misuro un qualcosa da Virgo e da LIGO non può essere il treno che è passato in Oklahoma che mi ha causato la variazione su Virgo, per fare un esempio, no? Le prime onde gravitazionali sono state captate il 14 settembre del 2015. Questo, vedete, è uno dei, non mi ricordo più se questo è uno dei LIGO. Questi sono 4 km, vedete? Per me non ci sono tutti quei boschi. Sì. E quello dov'è? Questo è negli Stati Uniti. E questo è il grafico. Vede, questa è la deformazione dello spazio-tempo. Questa è la durata. Guardate come è durato poco questo evento. 0,30 quel tempo in secondi, qui siamo a 0,45, è durato 0,2 secondi più o meno l'evento, 2 decimi di secondo. E cos'è successo il 14 settembre del 2015? È arrivata l'onda provocata dalla fusione di due buchi neri distanti da noi 1,3 miliardi di anni luce.
due buchi neri che si è calcolato erano uno di 36 masse solari e l'altro di 29 masse solari. Si sono fusi e insieme hanno dato origine a un buco nero di 62 masse solari. Hanno liberato, quindi hanno irraggiato tre masse solari che sono state trasportate dalle onde gravitazionali. Tre masse solari è una quantità di energia che noi non riusciamo a immaginare. Per darvi un'idea, ma non si dà un'idea, la bomba di Hiroshima ha trasformato in energia, qui è uguale a MC4 di Einstein, ha trasformato in energia un grammo di materia. Il Sole è circa 10 alla 33 grammi, cioè un milione di miliardi di miliardi di miliardi di grammi. La più grande bomba tipo a idrogeno ha trasformato un chilogrammo di materia, ha fatto azioni devastanti. Qui parliamo di 10 alla 3, 3 per 10, 6 per 10 alla 30 kg, una quantità enorme. I buchi neri, quando si sono avvicinati nell'ultimo tratto a una velocità relativa di 0,6 c, cioè si avvicinavano al 60% della velocità della luce, sono 600 milioni di chilometri all'ora, cioè significa che siamo andati da qua al Sole in un quarto d'ora, da qua alla Luna in due secondi. Da qua a Roma in 3 millisecondi, quando erano distanti uno qua e l'altro a Roma, hanno impiegato 3 millisecondi a coalescere e hanno liberato tre masse solari. L'altro modo per renderci conto di quant'è più o meno questa energia è circa 10 alla 22 volte l'energia che viene emessa dal Sole. Se consideriamo che nella galassia ci sono circa 10 alla 11 soli, cioè 10 alla 22 significa 10.000 miliardi di volte quella emessa dal Sole. Nella nostra galassia ci sono 100, 500, 200 miliardi di Sole, le galassie sono circa 100 miliardi nell'universo, quindi nell'universo sono circa 10 alla 22 Sole, significa che in questi due decimi di secondo si è liberata l'energia che in quei due decimi di secondo ha emesso tutto l'universo nel suo complesso. A oggi sono stati osservati 11 eventi, in parte dai due LIGO, poi Virgo è stato finendo, di rimetterlo via, di fare un reviving per renderlo più performante, e quindi parliamo di altri due eventi con riflessi importanti. Quello allora, 11 eventi appunto. Il 14 agosto del 2017 si è verificato un altro evento, di nuovo una fusione di due buchi neri di masse solari circa equivalenti a quelle all'evento del 2015. 30 masse solari un buco nero e 25 l'altro. Questo è stato per la prima volta, è stato utilizzato anche Virgo, quindi è stato verificato da LIGO, dai due LIGO e da Virgo, e ha permesso di dimostrare la polarizzazione delle onde gravitazionali. La polarizzazione è la distribuzione, la direzione di oscillazione del vettore di campo, cioè anche le onde elettromagnetiche possono essere polarizzate, no? Perché il vettore oscilla in un certo modo. Einstein aveva previsto che anche le onde gravitazionali dovessero esserci e dovessero essere polarizzate. Grazie a questo evento e al fatto che è stato misurato da LIGO e da Virgo, che sono in due punti diversi, molto diversi dalla Terra, è stato possibile dimostrare che le onde gravitazionali sono polarizzate. Quindi questo è un 4 più, diciamo, rispetto ai 5 dei cinque eventi che volevo raccontare, nel senso che è una dimostrazione della validità della teoria della relatività generale. L'altro evento è quello del 17 agosto, solo tre giorni dopo, 2017, c'è stato un altro evento di onde gravitazionali, e qui è nata la cosiddetta astronomia multimessaggera. Adesso, se si sente, vi farei vedere
questo, allora vediamo un po' se si riesce a far partire questo. Forma l'oro. Non parte. Vabbè, ve la racconto. Qui sono due stadi di autori. Sono stati osservati qui, oltre alle onde gravitazionali, per la prima volta anche onde elettromagnetiche, che sono state osservate nel visuale, dal telescopio dell'ESO, dal satellite Fermi che osserva, eccolo qui Fermi, che osserva nel campo del gamma, dal satellite Chandra che osserva nell'X. È per questo che si dice che è nata l'astronomia multimessaggera. Questa è sono state due stelle di neutroni in una galassia che dista circa 130 milioni di anni luce da noi, che si sono scontrate e sono diventate un'unica stella di neutroni. Hanno emesso un lampo che questa volta, vedete, ha durato molto di più volevo far vedere qui il grafico. Nel caso delle stelle di neutroni l'evento è più lento, per così dire, rispetto a quello dei buchi neri, quindi dura circa un centinaio di secondi invece di 2 secondi. Questa è una rappresentazione delle due stelle di neutroni e qui fa vedere appunto che per la prima volta è stato possibile osservare anche nel visibile, nell'ultravioletto, dei raggi X, come vi dicevo, con satellite Fermi, dei raggi gamma con Chandra, e quindi siamo stati in grado di avere delle informazioni tra loro interrelate tra gli interferometri, cioè quindi l'astronomia gravitazionale e la vecchia, queste virgole, vedete, qui non ci sono gli alberi che ci sono negli Stati Uniti, ma lungo 3 km invece di 4, e quindi adesso che virgole ha avuto un revamping si pensa che sarà un altro passo dell'astronomia, perché se si riusciranno a visionare e a osservare degli eventi sia nel campo infrarosso X gamma visibile con il tempo, ma anche gravitazionale, si potrà avere delle informazioni superiori, molto migliori rispetto a quelle che abbiamo a oggi sulla struttura del nostro universo. Qui si ho messo questa specie di sottotitoli, si forma l'oro che abbiamo nei nostri monili, perché è stato attivato il cosiddetto processo ERE. Nel corso dell'esplosione i neutroni vengono catturati rapidissimamente dai nuclei atomici che ci sono sulla superficie delle stelle di neutroni. Una stella di neutroni è una stella degenere, si dice, in cui i neutroni sono uno vicino all'altro, tanto che è pesantissima, un grammo pesa 10, un cucchiaino, che so, un centimetro cubo della stella di neutroni, come forse sapete, pesa dai 10 alla 13, 10 alla 15 grammi, cioè sono 10 alla 12, sono 10 alla 12 kg, cioè 10 alla 6 tonnellate, 1 milione di tonnellate, un centimetro cubo. La stella di neutroni appunto è fatta di neutroni. Nella superficie invece ci sono degli elementi pesanti, sino a pochi, diciamo, millimetri della superficie, centimetri della superficie, sono solo neutroni. Poi, dove la gravità si fa un po' meno forte, ci sono stabili elementi pesanti, quali il ferro e anche elementi transuranici. Cos'è avvenuto? Che i neutroni arrivati da una stella di neutroni sono entrati in contatto in un tempo velocissimo, perché anche qua non andava a 600 milioni di chilometri all'ora, ma a velocità altissime. Sono entrati in contatto questi neutroni con gli atomi di ferro dell'altra stella, di neutroni. C'è stata una cattura veloce tale da prevenire il decadimento radioattivo degli isotopi, che normalmente avviene in un tempo velocissimo, e quindi si è formato in particolare, adesso vediamo se riusciamo
a rimetterlo, si è formato in particolare come stabile l'uomo. Si è calcolato che si sono formate 300 masse terrestri di oro, che è una quantità enorme ovviamente, tanto che si pensa che questo oro, che voglio dire io qua, probabilmente viene dall'incontro di due stelle di neutroni. Fino a poco tempo fa si pensava che l'oro che è sulla Terra provenisse dall'esplosione di supernove. Sapete che l'universo ha circa 13 milioni di anni, scusate. L'idrogeno e l'elio si sono formati subito, diciamo, mentre tutti gli altri elementi pesanti si sono formati dopo. Noi che siamo nati, noi come sistema solare, che siamo nati circa 5 miliardi di anni fa, siamo la seconda generazione, quindi si pensava che l'oro qua fosse dovuto a esplosioni di supernove, che anche loro comunque creano elementi pesanti. Si ritiene ora che invece probabilmente vicino a noi ci sia stata 5, 6, 7 miliardi di anni fa un evento del genere che ha dato origine a una buona quantità di oro, per cui l'oro che noi abbiamo al braccio, al collo, nelle dita può darsi che venga dall'esplosione della coalescenza di due stelle di neutroni. E arriviamo all'ultima evidenza sperimentale che vi avevo appena accennato. L'espansione dell'universo. Vi ho accennato, le equazioni di relatività generale, tra virgolette, producono diverse espansioni, cioè quelle equazioni che noi abbiamo visto, risolvendola, dice che l'universo deve essere in espansione. Einstein non ha detto, beh, questo è un errore, riesco a risolverlo facilmente. In quella parte di sinistra che avevamo visto R1-G1R, la parte geometrica, lui aveva messo più lambda 1, ha messo una costante, un tensore costante per correggere l'espansione dell'universo. Dice, vabbè, non è corretta, c'è questo errore, ma mettendo questa costante, che nelle equazioni tipicamente in fisica si può fare, diciamo, ha messo la costante per rendere l'universo stazionario. Se non che nel 1929 Hubble ha scoperto lo spostamento verso l'osso delle galassie, cioè qui è rappresentato di nuovo in 2D invece che in 4D, quello che probabilmente tutti di voi conoscono. L'universo si espande, quindi se noi abbiamo delle galassie tipo questa galassia rappresentata in rosso e questa in bianco, a un certo tempo a questa distanza tutto si espande, quindi ogni galassia si allontana l'una dall'altra perché l'universo si espande e quindi noi le vediamo tutte allontanare. La scoperta di Hubble appunto del 1929, la teoria della relatività generale era di 14 anni prima, Einstein ha, a questo punto, ha preso atto di questo e ha affermato in seguito che quello fu il più grande errore della sua vita, di non riconoscere che deve esserci un'espansione dell'universo, addirittura di mettere posticciamente una costante all'interno delle sue equazioni per correggere questo effetto che non doveva essere corretto. Come vi dicevo, vedete che anche Einstein, che pure una mente tra le più alte, tra le meno conformiste, ha trovato questo e l'ha corretto, perché non ha avuto, diciamo, coraggio e l'intuizione di pensare che così dovesse essere. A questo punto noi abbiamo visto, diciamo, più o meno, no, il senso, il concetto della teoria, le evidenze sperimentali. Ho scritto questa diapositiva che era un po' supponente, ma ritengo di no, che recita così, e ora e domani la leggiamo in qualche modo, poi la commentiamo. Si sta lavorando da molti decenni all'unione tra la teoria della relatività e la teoria dei quanti e la teoria della gravità quantistica. Perché questo? Perché la teoria della relatività generale è la teoria che spiega la gravitazione, la teoria dei quanti invece spiega il piccolo, no? Quindi per la gravità, ho scritto, per quel che sappiamo, è un fenomeno universale che agisce su ogni corpo dato di massa. È altrettanto universale per l'intrinseca natura quantistica della materia e della radiazione. Allora, la separazione tra gli ambiti della realtà generale e della fisica quantistica si ritiene
deve essere solo apparente, cioè deve esistere un'unica realtà che si estende dal microcosmo al macrocosmo. Cioè i fenomeni naturali presi nella loro totalità non possono obbedire a due serie di leggi fisiche che in certi campi per certi versi sono in reciproca contraddizione. Però qui, e poi qui tra poco mi fermo perché come ho detto non sono più un fisico praticante ma men che meno un filosofo e quindi non voglio addentrarmi in cose molto più grandi di me, ma io dico, ma è davvero così? Cioè quel deve essere che ho scritto lì è davvero vero che deve essere e deve esistere un'unica realtà? O è la supponenza di noi uomini che ci fa pensare, postulare in qualche modo che la realtà debba essere unica? Stephen Hawking, che è uno dei più grandi scienziati che molti di voi conosceranno, no? Uno dei più grandi fisici, morto poco tempo fa, in questo suo agile libretto, per modo di dire, La natura dello spazio e del tempo, in lezione tenuta all'Università di Cambridge, in contraddizione tra lui e Penrose, libro abbastanza complesso anche se divulgativo, dice in due righe: la realtà non è una qualità che si possa verificare con la cartina attorno. Quel che mi interessa è che la teoria predica i risultati di misurazione. Con questo, ritengo vuol dire, non è che la, come dicevo prima, ma è davvero così, cioè la realtà, che cos'è la realtà? Lui dice, io, a me interessa che la teoria predica i risultati, no? A me questa cosa non dà alcun pensiero, dice. Io non credo e non chiedo appunto che la teoria corrisponda alla realtà, perché non so quale sia, no? Se sia la realtà. Quindi qui lo dice un Hawking che è uno delle menti, no, più eccelse che ci sono. Io credo che bisogna fermarsi, anche perché è molto tempo che si sta lavorando a questa unione e non si sta riuscendo a trovare un'unica. La teoria delle stringhe, Hawking la prende in giro. Hawking dice non riesce a predire nemmeno il sole, figuriamoci i campi intensi come vicinanza dei buchi neri. Tanti altri che, ma è vero, sicuramente potrebbe essere, però è vero che io mi sento di dire dal mio piccolissimo che quando la teoria della realtà generale è uscita, quando la teoria fisica è uscita, evidenze sperimentali una dietro l'altra, abbiamo visto 19, 4 anni dopo, 5, 6, che davano risultati con la teoria delle stringhe, alcuni ritengono, altri no, quanto si comincia a ritenere, e poi un po', secondo me, ripeto nel mio piccolissimo, come per il rasoio di Occam, io ritengo che sostanzialmente poi la natura, se la realtà debba essere poi interpretata in maniera abbastanza semplice, pur nella complessità, la teoria della realtà ristretta è semplice, la teoria della realtà generale è complessa, ma arriva a un'equazione così, una buona equazione. La teoria delle stringhe, per quello che ne so, è di una complessità che potrebbe anche apparire artificiosa perché noi dobbiamo dimostrare una cosa, o potrebbe essere vera. Io ripeto, qui mi fermo con un'ultimissima diapositiva, che è una frase di Werner Heisenberg, che pure è un fisico quantistico, che dice: non solo l'universo è più strano di quanto pensiamo, è persino più strano di quanto possiamo pensare, che dà il limite delle nostre capacità. Quindi, se qualcosa vi è sembrato complicato o strano, consolatevi se vi vuole.